Bene, immagino che la maggior parte di voi abbia visto il documentario Super Size Me. In questo film del 2004, il regista Morgan Spurlock mangia McDonald's per 30 giorni di seguito, ingrassando circa 11 kg, registrando un peggioramento di diversi valori del sangue, infine sviluppando, a suo dire, una dipendenza dal cibo di McDonald's. Nel 2009 poi uscì un altro documentario, sicuramente meno conosciuto, dal titolo Fathead, e in questo nuovo film il regista Tom Newton lancia una pesante critica nei confronti della concezione troppo terroristica di Super Size Me riguardo ai fast foods. In Fathead, Tom Newton ripete l'esperimento di Morgan Spurlock mangiando McDonald's per 30 giorni continuativi, però questa volta, al termine dei quali, perde quasi 6 kg, si ritrova con un inaspettato miglioramento di alcuni valori del sangue e non sviluppa alcuna dipendenza dal junk food. Al contrario, al termine dell'esperimento, l'attore regista provava il forte desiderio di tornare a consumare di nuovo frutta e verdura. Dunque, com'è possibile tutto questo? Due esperimenti alimentari identici, ma due risultati diametralmente opposti. Bene, come il regista di Fathead spiega nel documentario, la fondamentale differenza fra la sua dieta a base di fast food e quella di Morgan Spurlock sta nella dimensione dei pasti. Infatti, nel film Super Size Me, se vi ricordate, ogni volta che il personale di McDonald's chiedeva a Morgan Spurlock se voleva fare l'upgrade alla Super Size, quindi la dimensione più grande del piatto sul menù, lui era costretto ad accettare. Nel corso dei 30 giorni di esperimento, Morgan Spurlock arrivò quindi decisamente a consumare in più occasioni oltre le 5.000 kcal dichiarate nel film. Al contrario, in Fathead, Tom Newton, pur seguendo una dieta basata totalmente su cibo di McDonald's, assunse sempre intorno alle 2.000 kcal, quota che corrispondeva più o meno al suo fabbisogno calorico giornaliero. In più, l'autore aumentò le sue consuete passeggiate serali da 3 a 6 a settimana, e questo sicuramente non è da sottovalutare. Ho voluto proporvi il confronto fra questi due documentari per evidenziare ancora una volta come, ai fini del semplice dimagrimento, è sempre il bilancio calorico a fare la differenza, quindi calories in and calories out. Si tratta sicuramente di un confronto estremo, ma come sostenuto in altre occasioni, convinciamoci che non esiste cibo sporco o cibo pulito se l'obiettivo è esclusivamente quello di perdere peso. Sì, si può dimagrire anche mangiando solo da McDonald's tutti i giorni se il nostro introito calorico resta sempre inferiore rispetto al dispendio totale. E allo stesso modo si può facilmente ingrassare mangiando solamente superfood, cibo pulito o anche solo mirtilli tutti i giorni, se siamo continuamente in surplus calorico rispetto al nostro fabbisogno. Ecco, se volete dimagrire, non sarò certo io a suggerirvi di mangiare McDonald's o junk food tutti i giorni. Gli alimenti che portiamo alla nostra bocca, infatti, non contengono solo calorie, carboidrati, grassi e proteine, ma anche micronutrienti fondamentali per la nostra salute. In generale, il cibo da fast food ha una percentuale di nutrienti nettamente inferiore rispetto ad alimenti di origine naturale e non industrializzati, che sono anche di natura più sazianti, e da qui forse nasce anche il fenomeno di dipendenza da fast food. In pratica, non ci saziamo mai con il cibo da fast food. Tuttavia, è preferibile non assumere, come accade di frequente, una visione troppo estrema, tipica del black and white thinking, o tutto bianco o tutto nero. In alcune occasioni, la sporadica visita al McDonald's può garantirci la sostenibilità della dieta, consentendoci di rimanere in deficit calorico fino al raggiungimento del nostro obiettivo di composizione corporea. Sappiamo infatti che la sostenibilità e l'aderenza ad un regime alimentare è il fattore più importante in assoluto per il raggiungimento di un risultato, più efficace dello stesso deficit calorico, perché se consumando sempre gli stessi alimenti non riusciamo a rimanere in deficit per diverse settimane, allora qualsiasi dieta non funziona. Gli alimenti industriali processati, compreso il junk food, sono facilmente reperibili, portatili e spesso l'occasione anche per un momento sociale con familiari ed amici. Non devono sicuramente essere alla base della nostra dieta, ma possono tranquillamente rientrare nel nostro regime alimentare con una certa regolarità, senza farci rischiare di perdere la forma o mettere a serio repentaglio la nostra salute. Ricordate, si può dimagrire anche mangiando McDonald's tutti i giorni, così come si può ingrassare mangiando vegano, gluten free, paleo, low carbs e con un fit tea a pasto. La differenza è data sempre dal deficit calorico e da quanto tempo siamo capaci di mantenerlo con una dieta sostenibile in base alle nostre esigenze e caratteristiche personali.